Rupert Murdoch ha 91 anni, si gode la d'amore ai Caraibi con la nuova compagna. Che Rupert Murdoch non abbia alcuna intenzione di rinunciare all'amore è una certezza. Il magnate americano dell'editoria ha alle spalle un curriculum di matrimoni lungo circa 70 anni. Eppure alle donne, all'età di 91 anni, non ha alcuna intenzione di rinunciare. Dopo il recente divorzio dalla quarta moglie, di recente l'imprenditore è finito di nuovo in cima alle cronache rosa per la sua nuova fiamma. Era agosto del 2022 quando Murdoch annunciava la fine del matrimonio con Jerry Hall. Soprannominato lo squalo, l'imprenditore si è subito lanciato in una frequentazione, chissà se già in corso prima del divorzio, con Ann Leslie Smith. Musicista e speaker radiofonica di 25 anni più giovane. I due hanno trascorso insieme il Natale nella casa londinese di Murdoch e subito dopo sono partiti per una fuga d'amore alla volta delle Barbados, dove sono ospiti del barone Anthony Bamford, influente businessman britannico. Negli anni 70 si guadagnava da vivere come igienista dentale, poi il primo matrimonio le ha regalato la fortuna e Ann Leslie Smith ha cambiato radicalmente vita. Peccato che il marito si sarebbe rivelato violento e col vizio dell'alcol, così ben presto chiese il divorzio e restò, per di più, senza un soldo in tasca per aver perso la causa. In seguito si è risposata con Chester Smith, che è morto nel 2008 all'età di 78 anni. Lasciando la vedova. Le cose materiali non sono più importanti per me. Ciò che conta sono le persone. Ha raccontato in seguito in un'intervista alla rete americana con: ho avuto tutto quello che potevo desiderare. Sì, nel mio primo matrimonio guidavo una Ferrari, spendevo $65.000 al mese per i vestiti. Ma in quel periodo ho anche pensato a suicidarmi. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar.